Paolo, sono Diego, sono un militante di sinistra e classe di rivoluzione da sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Oggi discutiamo e analizziamo appunto in questo appuntamento un acuto della storia della lotta del movimento operaio italiano. Ci concentreremo cioè su un passaggio molto importante della storia del movimento operaio italiano degli ultimi 40 anni, ossia la lotta alla Fiat del 1980 e appunto quella che venne definita come la marcia dei 40.000 e quindi appunto la conseguente sconfitta. Sicuramente l'analisi di questa dinamica di lotta pensiamo possa essere molto utile per l'oggi, in particolar modo per avere degli insegnamenti da cogliere per i giovani, per le giovani generazioni, per i lavoratori di questo paese. L'11 settembre del 1980 l'Unione Industriali recapita a CGIL e CISL la raccomandata che comunica il licenziamento di quasi 15.000 lavoratori della Fiat. È così che appunto inizia la lotta dei 35 giorni, così verrà ridefinita, anche se poi in realtà saranno 37, la lotta appunto della Fiat. L'esito di quello scontro pesa ancora oggi nei rapporti di forze tra lavoratori e il padronato in tutti i settori della classe lavoratrice. Importante per appunto arrivare a parlare appunto di quello che è stata appunto quella vicenda specifica, non possiamo però come dire inquadrare dapprima appunto il quadro d'insieme, il contesto in cui appunto si arriverà a quella sconfitta. Appunto il contesto è quello che parte diciamo soprattutto in particolar modo a partire dall'autunno caldo, cioè dal 1969, quando appunto gli operai avevano iniziato a ridestarsi alla lotta e in realtà incominciano a incassare dei miglioramenti rispetto alle proprie condizioni economiche e alla propria condizione in generale come lavoratori, perché appunto già a partire dal 62, in particolar modo in Fiat, si riapre appunto una dinamica di scontro tra i lavoratori e il padrone, cosa che per tutta una fase precedente non era stato così. Gli operai italiani appunto avevano vissuto un ventennio di durissima repressione in fabbrica. Soltanto per pensare e fare un esempio a quello che è stato appunto quello che ha provato uno dei processi appunto sulle schedature avvenuto a Napoli, sulle schedature della Fiat, che ha appunto stabilito che la Fiat aveva un poderoso apparato di spionaggio e di repressione. Tra il 49 e il 71 aveva realizzato 357.000 schedature, aveva infatti un ufficio speciale con un organico di 31 accertatori che lavoravano a tempo pieno, così li chiamava la Fiat, guardioni, lì appelleranno gli operai in lotta, e inoltre aveva appunto centinaia di collaboratori foraggiati nelle questure, tra i carabinieri e nei servizi segreti. Negli anni la Fiat rispose sempre alla lotta con migliaia di provvedimenti disciplinari, di trasferimenti e di licenziamenti. L'autunno caldo è stata appunto una vera e propria primavera del movimento operaio italiano, perché appunto è stato uno dei passaggi in cui qualitativi nel cambio dei rapporti di forza sindacali e dei rapporti di forza nella società dei lavoratori di quell'epoca. E in quegli anni sicuramente si era visto nascere, diciamo così, un nuovo tipo di operaio, spesso giovane, visto che comunque c'erano state delle assunzioni, meridionale,
che si sentiva molto spesso un estraneo ed era trattato sostanzialmente come un intruso in quel contesto sociale, che non conosceva le difficoltà della vita di fabbrica e che non era abituato alla collaborazione di classe che vigeva appunto dentro la Fiat, perché la Fiat in qualche modo aveva imposto negli anni appunto questa disciplina, e in particolar modo a partire dal fatto che la Fiat organizzava quelle che chiamava le accademie dei lavoratori, ossia una sorta appunto di avviamento al lavoro in cui appunto iniziavano già appunto ad andare ad imparare il mestiere, diciamo così, i ragazzi di 16 anni appunto che avevano fatto una scuola appunto apposita. E proprio per tornare alla questione del contesto, e poi a partire dal 1974 che inizia però a cambiare il quadro economico mondiale. Arriva la prima crisi di sovrapproduzione del capitalismo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e si innesca così una dinamica negativa del mercato dell'auto a livello internazionale e a livello italiano. Ci fu un netto calo delle vendite che tra il 75 e il 72 passarono appunto da 1.470.000 del 72 a 1.050.000 appunto nel 75. Un calo che appunto non aveva precedenti e che segnava la fine della crescita economica pressoché ininterrotta, così come appunto della vendita e delle produzioni di automobili. La domanda sul mercato quindi si restrinse, la concorrenza fra i capitalisti si fece più accanita e le concessioni che i capitalisti poterono fare ai lavoratori si ridussero bruscamente. I padroni quindi dovettero tenere bassi i costi di produzione, in particolar modo il costo di produzione variabile e sicuramente in primo luogo appunto il costo del lavoro. La Fiat, come appunto anche altre aziende, non si fece appunto attendere su questo versante e nel 74 mise in cassa integrazione 73.000 dipendenti. Questo fu un segnale importante per la classe operaia italiana che vedeva aprirsi uno scontro e profilarsi uno scontro duro tra lavoratori e padronato, nel quale o in qualche modo rispettare le compatibilità del capitalismo e quindi subire la controffensiva padronale o rompere i limiti del sistema e quindi porsi i compiti del suo abbattimento, della presa del potere e inevitabilmente dell'instaurazione di un nuovo sistema economico e produttivo. Dopo due mesi di lotta, indetti dalla FLM, la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici, delle tre categorie appunto del sindacato confederale, ossia di CGL, CISL e UIL, che nel tempo era stata costruita come appunto unità nella lotta tra i lavoratori, dicevo appunto, dopo due mesi di lotte indette dalla Fiat, dall'FLM in Fiat, si arriva alla firma di un accordo che appunto vede porre il blocco dei licenziamenti, che vede il contenimento degli straordinari, il blocco del turnover, in particolar modo appunto per stabilimenti del nord, perché appunto c'era un grande turnover, c'era un grande ricambio dentro gli stabilimenti e dicevo soltanto per gli stabilimenti del nord, perché questa poi diventerà anche un patrimonio delle rivendicazioni, del bagaglio delle rivendicazioni del movimento operaio, del movimento sindacale italiano, che appunto ha sempre poi teso di lì in poi a provare a riequilibrare appunto quello squilibrio e a pareggiare quello squilibrio che c'era dal punto di vista industriale tra nord e sud, probabilmente anche complice il fatto appunto che molti lavoratori venivano appunto dal sud, erano meridionali. Un altro dei problemi che i lavoratori si trovano ad affrontare in quella fase ed è molto importante, è sicuramente il caro vita. Il caro vita, con un'inflazione intorno al 20% che rimangia rapidamente gli aumenti contrattuali e che appunto, mentre i stessi redditi aumentano come frutto della lotta, vede al tempo stesso appunto questi aumentare su di questi il prelievo fiscale. Ed è per questo appunto che sostanzialmente quindi anche il fatto che i lavoratori ottenessero degli avanzamenti salariali
in qualche modo non riusciva a intaccare in maniera importante la qualità dell'abilità dei lavoratori, perché appunto avevano un potere d'acquisto che sostanzialmente rimaneva sempre lo stesso e che quindi era sempre molto, molto basso. Tra il 74 e il 75, non a caso, si producono molti comitati di autoriduzione delle bollette, in particolar modo delle bollette elettriche, da parte del movimento operaio, e come frutto di questa lotta appunto si arriva dopo 20 anni all'aggiornamento del meccanismo di contingenza. Il meccanismo di contingenza era quel meccanismo che appunto rivalutava automaticamente appunto il valore dei salari, che era stato introdotto appunto dal dopoguerra, ma che in realtà non era mai stato aggiornato. In questo contesto quindi si innalza, diciamo, il livello dello scontro tra i lavoratori e il padronato, e sicuramente soltanto una parte dei lavori coglie appieno la portata appunto di questo scontro. La maggior parte di essi appunto, seppur dimostrando e essendo animati da una grande combattività verso i padroni, esprimono molta fiducia nei confronti dei vertici sindacali di CGIL, CISL e UIL e dei vertici politici del PCI e del PSI, che allora erano all'opposizione. In quegli anni la sindacalizzazione cresce di molto e contemporaneamente appunto le sinistre politiche, in particolar modo il PCI, cresce di molto anche nel consenso elettorale. Per fare un esempio, soltanto appunto ad esempio del 76, lo stesso PCI ottiene il 35% dei voti. In Fiat si produce una dinamica leggermente diversa, perché frutto della lotta degli anni precedenti, che aveva visto appunto i confederali sempre essere un po', come dire, a rimorchio dei lavoratori che si erano andati via via radicalizzando e che cercavano comunque di mettersi alla testa della dinamica dei movimenti di lotta per evitare che gli fosse sfilata dalle mani la direzione appunto del movimento operaio stesso, e forti da una parte anche del riconoscimento che il padrone gli concedeva in particolar modo nei momenti di difficoltà, si acuisce appunto sempre di più lo scontro tra il padrone e i lavoratori, soprattutto ed in particolar modo con i lavoratori di due reparti, in particolar modo cioè della verniceria, della verniciatura e delle carrozzerie. Questi nel frattempo erano andati, diciamo, a ingrossare le file del Consiglio di Fabbrica, che era l'organo, il nuovo organo rappresentativo che si era ottenuto nella lotta da parte dei lavoratori, e questi lavoratori appunto dei reparti erano diventati dei leader sindacali dentro appunto il proprio reparto, il proprio ambito di lavoro, e spesso erano in grado quindi di influenzare appunto le vertenze dentro i reparti, avevano una riconoscibilità e erano appunto visti come affidabili dai propri colleghi, quindi molto spesso, come dire, questo metteva in difficoltà appunto chi dentro i consigli di fabbrica era un delegato che in qualche modo era più vicino, diciamo così, al sentore che era più sensibile in qualche modo alla linea politico-sindacale che avevano i rappresentanti appunto, i sindacalisti appunto confederali. Il peso del movimento operaio appunto fu affidato a quelle direzioni sindacali e politiche che avevano, come dire, una completa fiducia nel futuro del capitalismo, nelle sue capacità di promuovere la crescita economica, la piena occupazione e quindi di migliorare il tenore di vita di molti lavoratori, e però appunto questa fiducia venne mal riposta. Coerentemente appunto con questa visione, i vertici sindacali dei sindacali confederali nel 78 attuavano quella che verrà ricordata come la svolta del Reur. In particolar modo c'è un'anticipazione di questo che viene il 24 gennaio del 78 da Luciano Lama, l'allora segretario generale della CGIL, che con un'intervista al giornale La Repubblica afferma che, testuali parole, il sindacato propone ai lavoratori una politica di sacrifici
sacrifici non marginali ma sostanziali. Spiega sostanzialmente che alla lotta alla disoccupazione vadano sacrificati tutti gli altri obiettivi, compreso il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori occupati, e continua dicendo: la politica salariale nei prossimi anni dovrà essere molto contenuta. I miglioramenti che si potranno chiedere dovranno essere scaglionati nell'arco dei 3 anni di durata dei contratti collettivi. Spiegava inoltre che i salari erano troppo elevati e che l'impostazione che aveva avuto il sindacato fino a quel momento, per cui il livello dei salari non dovevano essere una variabile indipendente, ma dovevano essere una variabile appunto dipendente dentro appunto la dinamica di mercato, e che quindi sostanzialmente non si poteva più appunto tenere il livello salariale come unico, come dire, come unico asse strategico, e quindi la difesa del livello salariale dei lavoratori non era più il centro, diciamo, dell'agire del movimento sindacale. Quindi, in poche parole, lui sostiene che quello che era stato fatto fino a quel momento era stato, dal suo punto di vista, una sciocchezza. Nei fatti apriva sostanzialmente al sindacato di mercato, al sindacato delle compatibilità, per cui appunto il sindacato accettò l'idea che le conquiste dei lavoratori in qualche modo erano un ostacolo allo sviluppo economico della società. Queste anticipazioni, che appunto uscirono con l'articolo sul giornale, sull'intervista su Repubblica, vennero poi costruite e articolate in un documento nazionale da CGIL e CISL, che dopo una tornata di assemblee nei posti di lavoro, dopo un'assemblea nazionale dei quadri sindacali selezionata, convocò all'Eura tra il 13 e il 16 febbraio del 78 un'assemblea che ratificò appunto questa profonda svolta nella politica sindacale. Questa linea non fu soltanto miope, ma avallò anche una lotta a livello internazionale tra gli stessi lavoratori. La situazione nelle fabbriche, così come la Fiat, non era però normalizzata di improvviso soltanto perché si era appunto dato in là a questa politica. La lotta dei lavoratori continuò nonostante appunto questa situazione, e ci sono molte testimonianze ed evidenze che appunto dimostrano come il contrasto e la frattura che si venne a creare da una parte tra la FLM e il Consiglio di Fabbrica e i vertici sindacali dall'altra, che invece rivendicavano la pace sociale e la moderazione salariale. Dobbiamo ricordare appunto che in Fiat nel 76, soltanto per citare un dato, erano stati assunti molti giovani tra i 18 e i 25 anni che avevano una scolarizzazione superiore che era del 66%. Questi spesso si innestavano bene nell'attività sindacale preesistente e portavano appunto nuove idee, nuova radicalità, al contrario di chi invece per molti anni ha sostenuto che in qualche modo l'inizio della fine per i consigli di fabbrica poteva essere ricondotta, diciamo, appunto alla dinamica della nuova assunzione, e quindi al cambio in qualche modo di tipologia di operaio, di lavoratore che stava dentro i posti di lavoro. In realtà appunto riprova solo di quello che sto affermando le recriminazioni più volte reiterate da parte di Confindustria, che si lamentava sempre del fatto che la politica dell'euro non riuscisse a varcare i cancelli delle fabbriche. A Torino, prima esperienza in Italia, in applicazione della legge 906 del 77 sulla parità di genere, vennero riunificate le graduatorie tra cui venivano pescati appunto i lavoratori per essere assunti tra uomini e donne. Passarono così appunto da 28.863 a 46.869 in 2 anni la presenza appunto delle donne nel settore automobilistico. Furono conquistati appunto molti avanzamenti: la diminuzione di mezz'ora lavorativa per appunto i lavoratori, per i turnisti, cosa che appunto diede un grande, diciamo, anche sollievo, diciamo così, un
fu molto utile, in particolar modo per chi faceva il turnista nel secondo turno, quello della sera. Vennero, diciamo, riconosciuti dei permessi distribuiti per l'assistenza dei figli malati, la possibilità di usufruire di 4 settimane consecutive di ferie, l'apertura delle assenzioni in particolar modo, con appunto un particolare riferimento ai portatori di handicap, i quali venivano inseriti in un percorso professionalizzante di inserimento, e in più sull'ambiente di lavoro, oltre, diciamo, ad avere acquisito i diritti di informazione e quindi di conoscenza appunto della, come dire, delle cose che erano più nocive per la salute dei lavoratori, gli stessi lavoratori si erano visti riconosciuti appunto l'istituzione di un libretto individuale di rischio che ogni lavoratore doveva tenere, che registrava l'andamento delle sue condizioni di salute. Quindi con il sindacato tutto messo, diciamo, sulla linea dell'euro, comunque alla lunga, nonostante ci fossero degli avanzamenti, perché il movimento operaio appunto lottava vivacemente, alla fine, alla lunga, in qualche modo la combattività dei lavoratori iniziò a inclinarsi. Calarono inevitabilmente le ore di sciopero e iniziarono anche a calare appunto le partecipazioni alle manifestazioni e alle assemblee. Il movimento dei lavoratori era decisamente, diciamo, disorientato, ma appunto non era ancora del tutto abbattuto. Sicuramente a chiudersi dei sbocchi dal punto di vista sindacale per i lavoratori ci fu anche appunto a livello politico la situazione non fu di molto migliore, perché sulla base della teoria del compromesso storico di Berlinguer il PC diede il via appunto al governo delle astensioni, e poi entrò nel 78 nella maggioranza di governo capeggiata dalla PC appunto, in un governo di unità nazionale in cui poi entrerà anche il PSI. In questo momento, in questa fase, i gruppi dell'estrema sinistra, che erano cresciuti nel frattempo, non riuscivano però a rappresentare un'alternativa credibile agli occhi dei lavoratori. La loro esigua base tra i lavoratori nel complesso della classe iniziava un po', come dire, a ritirarsi dall'attività politica, complice la scelta criminale del terrorismo, e questa scelta avrà come principale effetto il rafforzamento della tendenza fra la maggioranza dei lavoratori all'apatia e alla passività. Ma appunto è importante su questo punto, come dire, non fare concessioni a chi spiega questo riflusso come frutto del fatto che il movimento operaio italiano ormai era in preda alla violenza cieca, ossia che la violenza in qualche modo era l'elemento che il padronato e la sua fanfara mediatica utilizzavano per rendere e per tendere a dimostrare un collegamento tra la violenza operaia e i militanti rivoluzionari e il terrorismo. In realtà la violenza molto spesso era una componente dell'esplosione delle lotte operaie, che però, a mio modo di vedere, andrebbe inserita nel quadro dei rapporti tra lavoratori e padroni. Nel senso che dentro i posti di lavoro il clima era influenzato molto da un controllo poliziesco e di repressione interna, e appunto nel quale la Fiat anche non era, come dire, seconda a nessuno. Per tutta la prima metà degli anni 70 i picchetti e i scioperi si dovevano fronteggiare con gruppi organizzati di grumieri e di capi che spesso tentavano di aprirsi la strada con metodi tutt'altro che pacifici. La Fiat molto spesso incentivava gli sfondamenti appunto dei picchetti e dei presidi davanti ai cancelli della fabbrica, e anche si, diciamo, come dire, si rendeva disponibile a riparare a proprie spese le auto che i grumieri eventualmente vedevano danneggiate dagli scioperanti di fronte al fatto che appunto gli stessi si lanciassero appunto con la macchina addosso ai cancelli. E in più anche polizia e carabinieri in quegli anni erano stati fondamentali nell'educare gli operai della Fiat e non solo. A un certo punto gli scioperanti avevano imparato a proprie spese che era meglio darle che prenderle, e in più a un dato momento il consenso del movimento operaio italiano però aveva raggiunto una tale autorità
il movimento operaio e anche la lotta, che erano in qualche modo unanimemente rispettati e la repressione non si poteva più dispiegare tra le larghe masse se non con episodi appunto di situazioni di lotta più ristrette, perché evidentemente il fatto che alle manifestazioni partecipassero dei movimenti, appunto delle larghe masse, movimenti importanti, metteva al riparo appunto dall'esercizio della violenza e della repressione da parte del padrone e delle forze armate. Quindi in qualche modo la lotta armata non fu in nessun modo la continuazione del conflitto del movimento operaio. Molto spesso i brigadisti si nascondevano più volentieri nei panni del delegato o dell'attivista ligio alle regole dei parole d'ordine ufficiale dei sindacati che non appunto nei panni del delegato estremista. I lavoratori di meno coscienti in questa dinamica non sanno più cosa fare, intuiscono sicuramente qual è appunto chi è il nemico da combattere, il patronato, ma dall'altra parte in qualche modo capiscono anche che evidentemente assassinare alcuni di quelli appunto che erano, diciamo così, i servi dei padroni era soltanto un esercizio di sterile ferocia che non faceva altro che diffondere il sospetto dentro il movimento operaio italiano e mandando anche in pezzi la fiducia, l'affidabilità, l'affidamento reciproco che stava alla base della lotta collettiva. Si diffuse quindi tra i lavoratori un clima di paura, di sospetto e questo fu anche, e fu così anche appunto nella sinistra politica. E questa era la base anche sulla quale appunto vennero imposte molte leggi speciali e liberticide. La direzione del PC con la sua politica di difesa dello Stato e la partecipazione alla maggioranza parlamentare finisce nei fatti a spalleggiare il tentativo di criminalizzazione di ogni tipo di opposizione dentro e fuori dal partito. Nelle fabbriche quindi inizia un po', come dire, a instaurarsi un clima di caccia alle streghe. E in tutto ciò il patronato ha quindi un ambiente politico e sindacale che gli rende possibile infliggere una sconfitta decisiva a tutto il movimento dei lavoratori. Questa è, come dire, una condizione irrinunciabile dal punto di vista del patronato per aprire quel processo di ristrutturazione della produzione che era imposto ai capitalisti dalla nuova situazione economica internazionale. E quindi appunto le 100.000 auto che ingombravano i piazzali della Fiat insieme alla denuncia di perdite per 128,9 miliardi di lire fanno sì che la famiglia Nieri appunto si trova in prima linea nel voler sconfiggere il movimento operaio organizzato. È così che appunto a settembre del 79 vengono recapitate da parte della Fiat 61 lettere di licenziamento. Queste lettere hanno delle motivazioni molto generiche. Leggo testualmente, si contesta ai lavoratori che non hanno fornito prestazioni di lavoro rispondenti alla diligenza, alla correttezza, alla buona fede e che non avevano avuto comportamenti consoni ai principi della civile convivenza nei luoghi di lavoro. Quindi, appunto, al di là delle contestazioni, il messaggio che si vuole far passare da parte della Fiat e che viene sbattuto in faccia all'opinione pubblica facendo filtrare sotto banco l'idea di un possibile collegamento con il colorismo di questi 61 lavoratori e inizia appunto anche una campagna mediatica che in qualche modo lo rende esplicito questa volontà della Fiat. La stampa titolava così in prima pagina: Minacce e violenze fisiche alla Fiat. Altri titoli furono invece del tipo La Fiat e il terrorismo. Con il 61 se ne andrà la paura appunto a definire un collegamento tra i lavoratori più combattivi ed il terrorismo, appunto a partire da questi 61. L'operazione indiscutibilmente ebbe successo. La direzione del sindacato, nell'indire lo sciopero in risposta appunto a queste 61 lettere di licenziamento, pose l'accento sulla lotta contro il terrorismo anziché contro il patronato e contro i licenziamenti, ed è per questo che lo sciopero fallì.
La richiesta però che veniva dai lavoratori di intensificare la lotta e di, che arrivò appunto all'assemblea del Palasport con gli operai Fiat venne ignorata e il nemico restò dal punto di vista delle parole d'ordine sindacali il terrorismo e la violenza fu appunto utilizzata, fu condannata e utilizzata, come dire, però questo in un modo tale che, essendo così astratto, fece in qualche modo iniziare a pensare implicitamente ad una condanna verso i picchetti e verso appunto lo sciopero stesso. Il divario e la distanza tra i lavoratori, tra la base sindacale e i vertici sindacali andava sempre più allargandosi. Se pensiamo che in una solo Fiat gli iscritti al sindacato scesero al 25% e concorse in qualche modo ad allargare questa frattura e questa distanza il fatto che i membri del PC, in particolar modo Amendola, richiamò i dirigenti sindacali al rispetto delle linee del Reul e condannò i consigli di fabbrica chiedendone il superamento. Ai primi di maggio dell'80 arriva la cassa integrazione per 78.000 operai per 7 venerdì consecutivi e il sindacato a questo non reagisce. Dopo l'estate tornano al lavoro soltanto la metà dei dipendenti e i vertici sindacali restano ancora a guardare. Riprende così il negoziato tra Fiat e sindacato. La direzione della Fiat insiste per 12.000 licenziamenti e 24.000 casse integrazioni a 0 ore, senza alcuna rotazione, perché come immagino sappiate, spesso nelle casse integrazioni la rotazione fa sì che non tutti i lavoratori siano sottoposti in cassa integrazione e questa mette i lavoratori, non mette pressione soltanto su un gruppo di lavoratori, perché appunto la cassa integrazione non copre al 100% appunto il salario e quindi in qualche modo è una misura difensiva che molto spesso i sindacati adottano per appunto per non far gravare troppo su un numero ristretto di lavoratori questa situazione. Il sindacato indice 3 ore di sciopero nel gruppo Fiat e l'indice appunto a partire dalle 8 del mattino del giorno seguente. In realtà lo stesso partirà subito dalle 6 in tutti i gruppi, in tutte le parti del gruppo. Rivalta è bloccata, la Lancia di Chivasso è bloccata e da Mirafiori e Lingotto escono cortei enormi e quindi appunto da qui in poi la produzione sarà bloccata sostanzialmente in tutti gli stabilimenti del gruppo Fiat. Dopo 3 giorni i lavoratori vogliono intensificare la lotta, ma l'FLM inizia già a parlare di mobilità esterna, cioè di licenziamenti, cioè, ossia inizia già in qualche modo a trattare la resa. Questo è un segnale importante che dà coraggio al patronato e che appunto mette sempre più in una situazione, diciamo, di sentirsi soli e accerchiati i lavoratori. Consecutivamente però ci saranno 2 scioperi, quello provinciale dei metalmeccanici e quello generale del Piemonte, che vedranno una partecipazione comunque straordinaria dei lavoratori che appunto invocheranno lo sciopero generale nazionale di 8 ore, richiesta che però appunto non verrà mai accolta da CGIL e CISL. I sindacati si limitano, diciamo così, a fare una concessione dicendo appunto che accetteranno l'occupazione delle fabbriche se non verranno ritirati i licenziamenti così come appunto gli viene richiesto dalla base. Anche Berlinguer visita gli stabilimenti e parla a migliaia di lavoratori. Il segretario generale del PC esprime il pieno appoggio alla lotta per sconfiggere la Fiat, ma ben presto, come dire, la realtà emerge in maniera differente, perché non soltanto il gruppo dirigente del PC piemontese lavorava alacremente con incontri continui con la direzione della Fiat per arrivare ad un accordo, diciamo così, più onorevole possibile nel quadro della sconfitta complessiva,
e l'insieme del PC non farà mai altro che appoggiare solo a parole, nei fatti, i lavoratori. E questo non perché il segretario in qualche modo non riuscì a portare alla causa dei lavoratori il proprio gruppo dirigente, ma perché in realtà non era disposto a dare uno sbocco politico ad una lotta che da un certo punto di vista, da quello in particolar modo sindacale, strettamente sindacale, era nei fatti chiusa. Il PC e il suo segretario con esso quindi non voleva lanciare la parola d'ordine del governo delle sinistre che desse in qualche modo il potere ai lavoratori, lo togliesse in primis tra i padroni e gli agnelli, e nella testa dei lavoratori era chiaro che se avesse voluto solo il PC sarebbe stato in grado di guidare questo cambiamento. Alla caduta del governo Cossiga, la direzione Fiat pensò, per senso di responsabilità, di rinviare i licenziamenti a fine anno, ma come dire, non cambiò soltanto il tempismo di questi licenziamenti. CGL e CISL e UIL si affrettarono a evocare lo sciopero generale. A fine settembre dell'80 il padrone riprese le trattative e appunto colse la palla al balzo e consegnò 23.000 lettere di cassa integrazione per i lavoratori a 0 ore per 3 mesi. Vennero colpiti in particolar modo i delegati dell'FM, i lavoratori più combattivi, i giovani e le donne. E ci furono anche appunto portatori di handicap, delineando così anche un comportamento, un provvedimento antisindacale, con l'idea in qualche modo di far sapere ai lavoratori chi era nel minimo in azienda e chi no. In tutte le assemblee che si terranno appunto dai 1 ottobre in poi, la combattività dei lavoratori non tarderà mai ad arrivare. Furono organizzati blocchi delle merci davanti ai cancelli e quindi conseguentemente blocchi della produzione, ma appunto i tentennamenti dei confederali saranno sempre usati dall'allora amministratore delegato Romiti per organizzare e riuscire a mantenere le proprie scorte, per organizzarsi e riuscire a mantenere le proprie scorte, provando appunto ad allestire gli invii di vetture da altri stabilimenti italiani ed esteri, tentativo che non riuscirà soltanto per il fatto che il resto della classe lavoratrice italiana non solo bloccherà appunto questi suoi intenti. Arriveranno ai cancelli Fiat telegrammi di solidarietà dalla Volvo, dalla Seat, e i lavoratori della Fiat di Waterloo e di Bruxelles bloccarono l'invio di 2.300 autovetture, e davanti ai cancelli della Fiat appunto ci fu, come dire, un via vai di consigli di fabbrica provenienti da tutta Italia. Apparse per la prima volta appunto alla porta 5 di Mirafiori un dipinto su drappo rosso con il ritratto di Karl Marx, perché i lavoratori volevano differenziarsi nella lotta dai lavoratori di Danzica, dai lavoratori polacchi, che in quel momento anch'essi erano in lotta, ma in qualche modo che avevano un segno diverso. Nel frattempo la Fiat comincia appunto l'opera di aggregazione e depressione sui capi, il padronato appunto quindi trova il punto debole tra lo schieramento dei lavoratori ed utilizza il comunicato di un sedicente coordinamento di quadri intermedi che denuncia una situazione di violenza a causa dei presidi. Alcuni noti picchiatori fascisti tenteranno di sfondare i cancelli di Mirafiori per rompere i blocchi e appunto saranno respinti, ma inevitabilmente feriranno anche dei lavoratori. Il 14 ottobre si raduna al Teatro Nuovo di Torino, attorno appunto al coordinamento di quadri, la destra appunto torinese. Parte un corteo che si ingrossa strada facendo, si ingrossa della partecipazione in particolar modo di molti negozianti che avevano visto un forte calo delle vendite. La televisione parlerà di 20.000 persone, la stampa, diciamo così, indipendente, ingrosserà queste fila fino a fare ad arrivare il corteo a 40.000 partecipanti, questo, diciamo, fu soltanto appunto un tentativo in qualche modo di provare a, come dire, ad ingrandire le dimensioni di quel momento e a presentare alla società italiana un quadro nel quale le persone dentro la lotta del movimento operaio non si riconoscevano più ed erano in qualche modo contrari a quella lotta,
allargando appunto a dismisura il numero appunto dei partecipanti a quel corteo. I lavoratori però vollero reagire e i sindacati invece ancora una volta balbettarono. Il governo ingiunse alla procura di Torino di rimuovere i presidi, ma in realtà i carabinieri di fronte a quei presidi furono riluttanti ad intervenire e infatti appunto anche i capi che cercarono di entrare non riuscirono, i lavoratori li respinsero e tennero la posizione e quindi appunto mantennero quella compattezza i lavoratori. Nel frattempo però appunto il CGL CISL e la Roma cedono all'accordo con la Fiat. L'accordo prevede la cassa integrazione a 0 ore per 23.000 lavoratori senza rotazione. I delegati del Consiglio di Fabbrica riuniti al Cinema Smeraldo respingono l'ipotesi di accordo e il 16 ottobre si tengono le assemblee con i lavoratori da parte dei vertici sindacali nazionali. I lavoratori non sono d'accordo, si sentono abbandonati, traditi dai vertici sindacali, addirittura appunto Carniti e Benvenuti verranno malmenati dai lavoratori. Le votazioni, pure con la partecipazione appunto dei grumieri, avranno un esito incerto, ma appunto CGL, CISL e UIL registrarono prontamente una maggioranza favorevole all'accordo. Il 18 ottobre il Consiglio di Fabbrica della Fiat diffonde un documento di contrarietà molto, molto esplicito. Sull'accordo Fiat il giudizio è estremamente negativo, sia per quanto riguarda il metodo, sia per quanto riguarda il merito. In particolare sulla mancata rotazione della cassa integrazione e sulla mobilità esterna. La scelta nel confronto con i consigli, arrivando all'accusa di non rappresentatività degli stessi, la scelta di andare direttamente all'assemblea dei lavoratori strumentalizzandoli, rappresenta anche la volontà di accantonare il sindacato del controllo operaio in fabbrica. La conclusione di questo accordo è legata più ad orientamenti politici derivanti dall'impostazione eseguita dalla federazione CGL, CISL e UIL, che a reali rapporti di forza esistenti in fabbrica. Infatti la scelta politica che la maggioranza del gruppo dirigente sindacale ha fatto è quella di voler cambiare la natura di questo sindacato. In sostanza, l'attuale gruppo dirigente del sindacato ha di fatto accettato che per uscire dalla crisi si deve privilegiare la competitività del prodotto basata sull'aumento dello sfruttamento dei lavoratori. La stessa causerà lo stringimento della base produttiva, creando una polmonatura di manodopera da utilizzare in momenti di oscillazione del mercato. Ecco, questo diciamo è la chiara fotografia di quanto i delegati del Consiglio di Fabbrica del Lingotto avevano ben capito la situazione che avevano di fronte. Per concludere, si può dire che appunto nelle settimane seguenti, nelle settimane successive, i vertici sindacali, così come i vertici dei partiti del Movimento Operaio, il PSI e il PC, tentarono di far passare l'accordo alla Fiat dell'80 come la vittoria, una vittoria della classe operaia italiana. In realtà non fu per niente così. L'anno successivo la Fiat ebbe 27.300 posti di lavoro in meno, nell'85 se ne persero 36.000. L'ambiente degli stabilimenti dopo quell'accordo fu di resa totale da parte della classe lavoratrice alla repressione padronale, gli spostamenti dei delegati furono limitati, fu vietata la diffusione di giornali e materiali sindacali e proibito agli operai di riunirsi in più di tre, anche durante le pause. La sconfitta delle 80 sarà una tappa negativa per tutto il movimento dei lavoratori italiani. Nell'80 gli italiani hanno giocato bene la loro battaglia, di fronte avevano un esercito determinato e pronto a battersi. Peccato, in quei 35 giorni, gli unici pronti a battersi furono appunto gli operai torinesi, che lo hanno anche ampiamente dimostrato a più riprese. Dalla loro, purtroppo, diciamo così, il quartier generale dei lavoratori, quindi le direzioni sindacali e le direzioni politiche, erano fin troppo pronti alla resa. Il movimento dei lavoratori in genere, appunto, da questa lotta, da questa sconfitta, ci mise molto a riprendersi e a ricostruire le proprie forze.
di lì in poi si aprì anche un attacco complessivo, anche dal punto di vista ideologico generale, rispetto ai lavoratori, al posto fisso e a tutte queste cose qui, che vengono, diciamo, poi a identificare con il contratto a tempo determinato una sorta di lavoratori privilegiati. In realtà adesso ci troviamo di fronte al fatto che in Fiat si è firmato da 10 anni a questa parte un accordo separato che ha fatto uscire la Fiat dal contratto nazionale dei metalmeccanici, indebolendo ancora di più la classe lavoratrice, in particolar modo i lavoratori metalmeccanici, che comunque hanno avuto sempre un peso significativo dal punto di vista politico e appunto anche dal punto di vista proprio industriale dentro lo scontro della lotta di classe in Italia. E appunto siamo appunto di fronte a questa situazione qui di ulteriore e di importante arretramento ancora maggiore di quello che si era visto appunto nei primi anni Ottanta. Di lì in qualche modo sono incominciate a venire meno tutte le conquiste del movimento operaio italiano. La questione fondamentale che i lavoratori, che i giovani hanno di fronte oggi è quello di risolvere il problema che per troppi anni l'ha attanagliato, ossia quello della sua direzione. Della sua direzione sindacale e della sua direzione politica. E questo sulla base di un programma di rivendicazioni avanzati che sia in grado di allargare la partecipazione, di ricostruire la forza, la fiducia dentro il movimento operaio e di ricostruire anche la capacità e la convinzione tra i lavoratori che i padroni si possono sconfiggere, che la lotta la si può fare, la si può anche vincere. E soprattutto che in questa fase, quella che abbiamo di fronte, la forza dei lavoratori è grandemente rinnovata, il movimento operaio italiano si è di molto ingrandito e questo è un fatto di cui non possiamo non tenere conto. Sicuramente, appunto, i lavoratori dovranno costruire le proprie direzioni nella prossima fase, ma già appunto da quelli che sono gli insegnamenti che possiamo trarre della storia di questa dinamica di lotta, della lotta, della più importante lotta appunto degli ultimi 40 anni del movimento operaio italiano e di quegli anni, dobbiamo saper trarre, diciamo, gli insegnamenti, diciamo, maggiori, dobbiamo essere in grado di capire appunto come costruire la nostra radicalità, come allargare la partecipazione e dobbiamo essere in grado anche di inventare, di ragionare nuovi metodi di lotta più, come dire, consoni alla fase che abbiamo di fronte, che siano in grado di essere incisivi e che non apportino e non arrechino troppo danno ai lavoratori, visto che lo sciopero e la lotta comunque penalizza, può penalizzare i lavoratori, perché i padroni saranno sempre pronti a dargli addosso in questo caso, in questo senso, e quindi soprattutto nella prossima fase dovremmo essere in grado con i lavoratori di ricostruire le nostre forze anche sulla base di una chiarezza politica e sindacale che ancora per, come dire, le larghe masse deve venire, ma che sicuramente un settore di lavoratori avanzati già capisce e coglie, così come abbiamo visto nelle giornate di marzo di quest'anno, quando appunto i lavoratori hanno rotto gli indugi, hanno preso in mano il loro destino e hanno ricominciato in qualche modo a lottare. E seppur in una parte, diciamo, piccola della classe, comunque hanno interpretato il sentimento delle larghe masse di lavoratori. E da qui bisogna ripartire per avere una nuova stagione di lotta e di avanzamento da parte dei lavoratori dei posti di lavoro e da parte del movimento operaio italiano nel suo insieme. Grazie.